studiato di quello che deve essere il mio. Il cibo è espressione di identità culturale e nel corso degli anni è diventato un punto di incontro tra diverse culture. Nel condividere gli ingredienti, spezie e la fame è una violazione della dignità umana. È un ostacolo al progresso sociale, politico ed economico. Il diritto internazionale riconosce ad ognuno il diritto fondamentale di non soffrire la fame. E in 22 paesi il diritto al cibo è stato incluso nella Costituzione. Il diritto al cibo è già sancito nella Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo del 1948. Nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. Nella Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale del 1996. Buongiorno, oggi andremo in cucina dove presenteranno due piatti della cucina italiana: gli spaghetti alla carbonara e il piatto di viola provenzale. Seguiteci. La prima regola entrata in cucina è lavarsi le mani per 20 secondi con acqua calda e sapone. Boiled e basta. Chop the onion. Cut the bacon. Beat the eggs with the cheese. Put in a fry pan the onion and the bacon. Drain the pasta. Put the pasta in the fry. Add the eggs with salt and pepper and mix. Serve with fresh parsley. Buongiorno, io presento le file del porto alla provenzale. Gli ingredienti sono il grasso grillo, oil, amber de creme, panna, guava, e oil, erbe aromatiche, anello, sel, cognac, e oil condensato. Se potrei la mia
Soleil avec Loan et les beurres pour 3 minutes. Et 3 décodeurs. Faites les chauffeurs dans un poêle, le yon avec Loan et les beurres. Coupez les finages. Achevez la console de l'homme. Ajoutez l'aromatique, la crème, les cognacs et les finages. Mélangez les tout et ajoutez les ingrédients qui manquent. Servez tout de suite. Regola numero 2, tenere il banco di lavoro sempre pulito. Dopo aver finito il lavoro, fare la detersione usando il detersivo per lavare lo sporco non visibile. Infine, fare il risciacquo con acqua calda e sanificare. Il lavoro si evidenzia principali cinque.
il pane rendo fino al tempo dell'ultima cena è il nome del corpo e del sangue di Gesù. Gesù è vivo al pane per il suo corpo e il vino per il suo sangue. Yes, I do.